un'autofficina. Dopo un primo sopralluogo, data la vastità dello stesso immobile, abbiamo chiesto ausilio al distaccamento di Crema. Abbiamo condotto un'operazione congiunta per accertare la regolarità dello stesso. Giunti sul luogo abbiamo rinvenuto un'officina abusiva, completamente abusiva, di cui dopo il mio collega, il sovrintendente Brevere, spiegherà particolari. Ma durante la perlustrazione delle pertinenze a questa officina sono state rinvenute delle piante di marijuana. A quel punto, come prevede la normativa, attraverso la legge 100, l'articolo 103 del DPR, si è proceduto a una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti. All'interno dell'abitazione e delle pertinenze dell'officina, che erano concomitanti, sono state rinvenute quantità di stupefacenti pronti all'uso e in fase di preparazione, come potete notare. Un'ulteriore sorpresa: durante la stessa perquisizione è stato il rinvenimento delle seguenti armi. Prima di tutto è stata rinvenuta questa arma sul comodino dell'utente, con il colpo in canna pronta ad esplodere. Questo qui è un tipo di arma completamente clandestina, di cui è vietato assolutamente il porto e la detenzione, essendo un'arma da guerra. Durante il controllo ulteriore ha sempre apportata pronta consegna dello stesso, era stata rinvenuta questa, che è una baionetta da guerra, arma da guerra di cui non è possibile la detenzione in nessun caso. E ulteriore arma è stata rinvenuta questa, nonché proiettili da guerra. Lo stesso soggetto, avendo per di più precedenti specifici, non aveva nemmeno la possibilità di detenere il più presente carabina, per cui è richiesto la possibilità alla detenzione. Per il resto lascio la parola al collega. L'officina sicuramente non si presentava in maniera correttamente come ci si aspetta un'officina meccanica, è più che altro una vasta, se possiamo così definirla, una specie di discarica. Sì, una detenzione, direi, di un numero infinito di veicoli, perché sono veramente tanti in questa, e quindi sono in contrapposizione già con le norme sull'ambiente, perché già tutti questi veicoli che vengono sì e no riparati, e che comunque siamo ancora in fase di verifica, di controllare i veicoli, telai, targhe e quant'altri, attualmente tutto è sotto sequestro, compresa l'officina, la cosiddetta officina meccanica, che ai tempi era un'officina, ma poi si è sviluppata nel tempo un'illegalità completa, perché per anni e anni, probabilmente anni, mesi, non lo sappiamo, sono verificate delle riparazioni sicuramente all'interno e chissà quant'altro. Gli sviluppi andranno avanti, l'ispettore del distaccamento di Bizzichettone andrà avanti con ulteriori indagini per quanto riguarda sia amministrative che penali sull'attività, perché interverranno altri enti come la ARPA, come i Vigili del Fuoco e chissà quanti altri enti, tenuto in considerazione che l'area è veramente molto vasta e grande. È la classica nostra cascina padana con un aia grandissimo, pieno, immaginate, di veicoli, motori, oli, ciclomotori, moto, chi più ne ha più ne metta, che vorrà in un tempo notevole a ricostruire, diciamo, il tutto. Gli ufficiali della Marina tedesca del 1910, quindi è palesemente un'arma da guerra che è completamente legale, non si può assolutamente detenere. Non rientra tra le altre storie. Invece quella? Quella lì non la può detenere per i suoi pregiudizi, cioè, non poteva proprio averla neanche questa. E tutto il resto naturalmente segue ciò che vi ha prima l'ispettore ben definito per quanto riguarda le normative in merito alle armi. È stata una sorpresa come da un semplice controllo amministrativo di una forse all'inizio illecita attività amministrativa, cioè un'autoriparazione, poi grazie ovviamente all'attenzione e, se mi permettete, la pugna un attimino, siamo risaliti a tutto ciò proprio grazie magari anche all'esperienza ormai che continuiamo a consolidare sul campo. La persona, dobbiamo sempre cercare, essendo pochi magari, e soprattutto in agosto,
ci coordiniamo, ci aiutiamo a vicenda, anche sempre e comunque, perché fa parte del nostro dovere, insomma. Lui chi è? Lui chi è? Il signore lo dice, è arrestato per questo. Porto di armi da guerra clandestine, cioè c'è la pena va dai 4 ai 10 anni, di conseguenza è immediata la carcerazione, ma non è immediato, non è previsto il rito di interdittissimo. Soprattutto per questo. E a Cremona? Sì, a Cremona.